Buonasera a tutti. Manca Pecoraro, dovrebbe arrivare e lui ad affari. Siamo in molti da questa parte, però anche moltissimi davanti, li abbiamo davanti, quindi vuol dire che è possibile vincere questa battaglia. Questa sera vogliamo spiegare con l'alto livello dei nostri ospiti. Il dibattito di questa sera, che rientra all'interno della campagna nazionale Mangiasano, che l'associazione ambientalista VAS organizza in tutta Italia da 18 anni, avrà come tema principale, lo si sente? Si parlano troppo in fondo, bisogna non fare silenzio. Silenzio, così li sentiamo tutti. Avrà come tema principale l'ampliamento dei poteri e delle competenze dell'EFSA, l'autority europea sulla sicurezza alimentare assegnata a Parma 20 anni fa, il 13 dicembre 2003. Questa giornata, questa serata e il dibattito che seguirà lo facciamo in ricordo di Guido Pollice, che è stato il fondatore di VAS, un indomito combattente dei temi ambientali e sociali insieme, non a caso VAS si chiama Verdi, Ambiente e Società. È stato un combattente che ha portato, è stato presidente di Green Cross Italia, che è l'associazione fondata da Gorbaciov, quando l'ambiente non era all'ordine del giorno, tanti anni fa, e dopo è stato anche vicepresidente di Green Cross Internazionale, che vedeva come presidente onorario Rita Levi-Montalcini. Però ha fatto un'altra cosa che è strettamente legata alla serata di oggi, alla discussione, al tema di questa sera dell'EFSA. VAS ha organizzato nel 1988 un convegno all'Università di Parma, nell'Aula dei Filosofi, sugli OGM, contro gli OGM, gli organismi geneticamente modificati, e allora al termine, proprio parlando con Guido, abbiamo lanciato la proposta di fare a Parma l'agenzia, allora non era ancora europea, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Alimentare. C'era il problema già allora molto forte della mucca pazza, dei polli alla diossina, quindi c'era un allarme in tutta Europa, in Italia non ancora, però la discussione a livello europeo sul tema della sicurezza alimentare era molto forte, tanto che due anni dopo, nel 2000, l'Europa diede alle stampe una risoluzione, il libro bianco, dove definiva anche le caratteristiche dell'EFSA, l'autority sulla sicurezza alimentare. Già da subito Parma sposò, diciamo così, questa causa e da una parte il presidente della provincia Borri, il sindaco allora Ubaldi, quindi un'unione diciamo bipartisan, si unì insieme. In quel periodo c'era il governo Amato, dove i Verdi avevano due ministri, da una parte Gianni Mattioli, che era il ministro delle politiche comunitarie, dall'altra Alfonso Pecoraro Scanio, che sta facendo qualche intervista in giro, però dopo verrà anche lui a parlare, era ministro dell'agricoltura.
Quindi con tutte queste forze, per alcuni anni c'era un temibile concorrente che era Helsinki, però noi abbiamo sempre ritenuto che Parma, proprio per le sue caratteristiche, era la sede naturale di una authority sulla sicurezza alimentare, e già allora noi parlavamo di qualità alimentare, perché il prerequisito della sicurezza non può essere disgiunta dalla qualità. E così, proprio ragionando un anno fa di questo tema, ho parlato con Guido Pollice. Gli ho detto: Guido, noi rilanciamo questa battaglia. Ha detto: senti, Calabrese, che è qui presente, il professor Giorgio Calabrese, che è stato uno dei padri dell'EFSA, prima a Bruxelles e dopo a Parma, ed è anche, questo l'ho saputo, me l'ha detto poco fa un amico, che è anche cittadino onorario di Parma, grazie al sindaco Ubaldi, quindi doppiamente, diciamo, importante. E l'ho sentito e insieme abbiamo stilato un appello al Parlamento europeo affinché si ampliasse le competenze dell'EFSA alla qualità e alla sostenibilità del cibo, perché sono questi due aspetti oggi molto importanti. Rimane quello della sicurezza, però oggi queste due, diciamo così, componenti sono fondamentali per far mangiare bene e buono tutta l'Europa. E quindi ancora maggiormente era importante la sede di Parma, perché se sulla sicurezza noi abbiamo tutta una serie di anche organismi, ne cito uno, la SICA, eccetera, che si occupa dei problemi più tecnici, ma abbiamo davvero i prodotti di qualità che ci invidiano tutti. E io finisco con questo. Con questa notizia, ve l'avevo già detto altre volte, quando Mattioli si è riunito per la prima volta a livello europeo, hanno parlato dell'EFSA, ha detto Parma. Sì, tutti hanno annuito, però li ha visto un po' freddi, perché ha detto: ma è dove c'è il parmigiano reggiano e il prosciutto di Parma? A quel punto là tutti, ah! Ed ecco, per quello già allora, quindi il tema dei prodotti e dei prodotti di qualità, come questi due prodotti, ma ce ne sono tutta la filiera agroalimentare della provincia di Parma, dimostra che è davvero inscindibile dal collegamento con la qualità alimentare e la sostenibilità, perché il processo produttivo di questi prodotti e dell'intera, diciamo così, filiera alimentare della provincia di Parma punta su queste cose. Quindi, detto questo, io do la parola al presidente nazionale di VAS, che parlerà del perché abbiamo, diciamo così, da 18 anni messo in piedi questa campagna nazionale di Mangia Sano, che è in corso di svolgimento anche nel dopo Parma. Domani, anzi, mi sembra che ci sia l'apertura del, o domani, l'apertura a Roma. Comunque la parola a Stefano Ciuppello.